nato con l'idea di coniugare shopping, evento, cultura, turismo. È nato con questo DNA, la location è stata scelta apposta perché evidentemente l'infrastruttura è importante, tradizionalmente utile per poter portare molte persone, è però stata scelta in un contesto territoriale di grandissima attrazione turistica. Aveva questo nel suo DNA, per cui per noi è stato assolutamente indispensabile proporre un progetto che sviluppasse ciò che noi avevamo inizialmente pensato. Quindi l'arte, la cultura e l'intrattenimento sono indubbiamente la cornice entro la quale lo shopping si muoverà. Credo che iniziare a pensare allo shopping come un movimento che non porta soltanto attrazione per quella straordinaria parte delle fashion che è venuta in Italia, ma anche che inizia a coniugare cultura e turismo, sia una piccolissima rivoluzione, ma comunque un passo avanti assolutamente necessario. Ecco, il legame con il territorio è una carta vincente, sarà sicuramente una carta vincente di shopping che non dimenticherà comunque di trovarsi in una terra che purtroppo è stata colpita da una terribile alluvione, ma insomma, nonostante le polemiche e tutto quanto, l'apertura c'è, si va avanti. Quale sarà il bacino d'utenza e effettivamente le ricadute sul territorio? Ma guarda, le ricadute sul territorio sono misurabili già ora. Lo stesso attività di cantiere, di allestimento e di tutto ciò che è stato necessario fare per arrivare a questo ha già di per sé molto rivoluzionato tutte le attività economiche circostanti, perché moltissime persone hanno lavorato in cantiere. C'è stato negli ultimi 6 o 7 mesi una presenza costante di 400-500 persone al giorno, e questo significa comunque produrre per il territorio ulteriore attività. In esito a ciò, aprendo i cancelli, non esistono cancelli, ma insomma dando la formale apertura sabato allo shopping, questo porterà ovviamente un cambiamento importante, ma è un cambiamento che sarà sempre, rimarrà sempre in questa direzione segnata di scoprire shopping, ma scoprirlo come una delle cose molto belle di questo straordinario territorio.